Buonasera a tutti, è Maurizio Monti che vi parla dalla redazione di Investors Magazine Italia. Un lunedì sera dedicato alla cultura industriale e finanziaria. Come spesso facciamo nel mondo di Investors, come spesso coinvolgiamo il nostro pubblico in un dualismo culturale che non coinvolge soltanto la finanza, ma coinvolge anche direttamente un progetto imprenditoriale ed industriale. Abbiamo ospiti con noi l'intero staff direzionale e operativo di Enertu Cloud. È una piattaforma che invita ad investire massicciamente nel green, invita cioè ad investire in quei segmenti di mercato che tendono a migliorare la nostra vita, a progettare un futuro migliore per il nostro mondo e per il mondo in cui vivranno i nostri figli. Ci invita ad investire in segmenti che daranno probabilmente un futuro migliore sia a noi che alle generazioni future. Investors è noto al pubblico e il pubblico apprezza moltissimo questo tipo di contenuti, anche per questo, perché appunto noi ricerchiamo sul mercato realtà che propongano questo tipo di soluzioni, propongano cioè investimenti che siano effettivamente produttivi di un bene comune futuro. Passerei subito la parola allo staff di Enertu Cloud e in modo particolare a Nicolò Sovico. I tre ospiti che abbiamo sono Giorgio Bottironi, Nicolò Sovico e Sergio Pedolazzi, ma loro penseranno già per loro conto a presentarsi spiegando le rispettive funzioni. Nicolò, ti vedo collegato, è già pronto con il tuo microfono e con la tua presentazione. Ti passo volentieri la parola e il controllo del video e non vediamo l'ora di. Buongiorno, Buongiorno. buonasera ormai, più che buongiorno, perché ormai abbiamo parlato. Allora, io sono Nicolò Sovico, sono diciamo uno dei fondatori, anche l'ideatore della piattaforma che adesso vi presentiamo, da cui poi abbiamo appunto creato la società che gestisce la piattaforma, che si chiama Enertu Cloud SRL. Sono un ingegnere energetico, ho praticamente da parecchi anni che lavoro e studio, ho studiato e adesso e ho lavorato nel settore dell'energia e pian pianino, diciamo, mi è nata un'idea, l'idea di permettere a chiunque di investire in progetti green nel mondo della sostenibilità ambientale e nel mondo anche dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile. Giorgio? Salve, buonasera a tutti. Io sono Giorgio Mottironi, sono uno dei cofondatori di Enertu Cloud, mi occupo del marketing e della strategia di questa azienda. Anch'io ho un passato di lungo corso nel mondo dell'energia, lavoravo in un'energy service company che si occupava di soluzioni energetiche per i clienti industriali di grande taglia o internazionali e sono stato onboardato in questa iniziativa un po' perché condividevo gli stessi principi. E ora vorrei passare la parola al volo a Sergio Pedolazzi, che è il terzo dei quattro cofondatori, per poi riprenderla ed incominciare ad illustrarvi tutta quanta questa presentazione, che fondamentalmente è un investor pack. Quindi è estremamente focalizzata su quelli che sono i nostri obiettivi, i nostri scopi e anche il nostro piano industriale di crescita nei prossimi 5 anni. Prego, Sergio. Ecco, buonasera a tutti, spero che mi sentiate. Io appunto sono Sergio Pedolazzi, sono uno dei quattro fondatori, anch'io sono nella parte operativa del team ovviamente, e io arrivo anch'io marginalmente dal settore dell'energia, nel senso che sono un ingegnere civile che poi ha spostato poi la sua carriera anche nel settore dell'efficienza energetica, ma soprattutto ho iniziato a studiare, diciamo, il fenomeno della crowd economy, che poi è uno, diciamo, che è un fattore basilare sul quale si fonda Enertu Cloud, già da ormai 7 anni. Quindi diciamo che io mi occupo proprio della parte, diciamo, relativa al fenomeno del crowdfunding, che poi è stato appunto tarato e applicato al settore dell'energia. Ecco,
Riprendo io la parola, Giorgio Mottironi. Ecco, noi siamo, tanto per introdurre l'iniziativa, siamo la prima società in Italia ad applicare il fenomeno del crowdfunding e quindi fondamentalmente della partecipazione collettiva agli investimenti in un settore strategico come quello dell'energia in Italia. Se però guardiamo al panorama europeo, dove ci sono sicuramente anche altri esempi di questa nostra iniziativa, sicuramente siamo la piattaforma che ha alle spalle un'infrastruttura tecnologica più aggiornata ed anche le procedure funzionali più aggiornate rispetto a quelle che sono le ultime normative, in particolare in Italia. Ora, voi avete visto la prima slide. Sulla prima slide fondamentalmente è contenuto il nostro claim. Se puoi tornare leggermente indietro, Nick, è contenuto il nostro claim che è futuro sostenibile è l'unico che sappiamo immaginare. Effettivamente questa è veramente la nostra vision. Quando ci siamo incontrati abbiamo pensato di realizzare e mettere in piedi Nerd2Crowd, abbiamo pensato che dovevamo dare questa opportunità alle persone, cioè l'opportunità di poter effettivamente chiudere quel gap che c'è tra un presente in cui ci sentiamo fondamentalmente minacciati dai fenomeni del cambiamento climatico ed un futuro in cui, godendo tra l'altro di benefici economici, saremo in grado di costruire una prosperità economica fondata su una prosperità ambientale. Lo scopo della nostra piattaforma, lo leggete su questa slide, fondamentalmente è quello di cercare di mettere assieme una domanda ed un'offerta, ovvero agevolare e finanziare progetti di efficienza energetica, realizzazione di generazione distribuita da fonti rinnovabili e progetti di vario tipo ascrivibili all'area della sostenibilità ambientale. Se possiamo andare avanti. Ora, quando siamo partiti nella nostra iniziativa, l'abbiamo fondata su questi quattro principi, che fondamentalmente sono quelli riconosciuti oramai del cambiamento climatico, ovvero che il nostro pianeta effettivamente si sta surriscaldando per fenomeni di natura anche antropogenica. Infatti, molto probabilmente buona parte della responsabilità proviene dalle iniziative umane. Oggi ne siamo effettivamente sicuri, sappiamo anche qual è la disponibilità che abbiamo ancora di emissioni di anidride carbonica prima di un collasso climatico ed è qualcosa che sta provocando sicuramente degli effetti dannosi non solo all'ambiente ma anche agli ecosistemi economici a livello globale ed a livello regionale. Però è un qualcosa su cui effettivamente possiamo agire per farlo dobbiamo creare uno strumento di partecipazione collettiva allargata. Perché? Perché ci sono delle stime, tra l'altro anche abbastanza precise, che ci dicono che si può arrivare a un 2050 a zero emissioni, si può arrivare a un 2050 con la possibilità di vivere in maniera prospera e in equilibrio con l'ambiente, ma si devono investire all'incirca 50 miliardi di dollari. Ora, 50 miliardi di dollari di qui al 2050 sono veramente tanti. All'anno, se vengono poi ricalcolati sulle necessità annuali, si parla di investire probabilmente più di quelli che sono gli attuali investimenti strutturali nel settore dell'oil and gas, scusatemi, 50 mila miliardi di dollari. Quindi annualmente superano fondamentalmente quelli che sono gli attuali investimenti nel settore dell'oil e del gas. E questa cosa ve la dico solo per darvi un termine di paragone tra quanto può valere il New Green Deal da qui al 2050 rispetto a qual è stato il valore di tutta l'industria che si è basata sul petrolio, sul gas naturale e sulle altre fonti di produzione dell'energia, sulle altre fonti fossili da cui produrre l'energia. Se può andare avanti, Nick, per gentilezza. Ecco, questo è il nostro modello. Noi stiamo lanciando l'energy crowdfunding in Italia e lo stiamo lanciando attraverso una forma che si chiama lending, che è una forma estremamente intelligente per quelle che sono quelle che possono essere le abitudini finanziarie anche di risparmio di una popolazione, in particolare di una popolazione come quella italiana, ma ovviamente anche quella europea. Il lending è una forma di prestito. Noi, attraverso l'attivazione di alcuni proponenti, che sono delle aziende che ci contattano attraverso il sito o direttamente, perché chiaramente abbiamo in mano un'importante rete di relazioni che viene dalla nostra esperienza professionale, portiamo dei progetti in piattaforma e a quel punto li offriamo ad un crowd che ovviamente andiamo a raccogliere attraverso specifiche campagne di marketing o di digital marketing. Le persone a quel punto attivano un prestito per quell'azienda che ha proposto il progetto e esattamente per quello specifico progetto. La differenza fondamentale tra il lending e l'equity, magari adesso voglio anche chiedere l'intervento di Sergio che saprà spiegarlo ancora meglio di me, è che in questo caso non si diventa soci dell'azienda, ma fondamentalmente gli si prestano dei soldi. Il prestito di questi soldi
permette ovviamente di avere un rapporto molto più flessibile con il capitale e di produrre un rendimento economico programmato nel tempo, a differenza di quello che succede con l'equity. Non so se vuoi aggiungere Esattamente, qualcosa, voglio Sergio. aggiungere una cosa che noi agiamo in tutta Europa come agenti del principale istituto di pagamento europeo che si chiama Lemonway, quindi il nostro partner principale che è un istituto di pagamento francese, Lemonway, che è anche uno dei più grandi istituti di pagamento europei. Ecco, un'altra cosa che poi voglio aggiungere rispetto a quello che ha detto Giorgio è che modelli come il nostro in Europa, forse l'ha già detto, ma lo voglio rimarcare, ne esistono già. Ci sono alcune piattaforme, in particolar modo in Francia, in Germania e nei paesi del nord, che permettono ai cittadini di investire direttamente negli impianti eolici e fotovoltaici o di rinnovabili in generale. Ecco, noi un po' ci stiamo ispirando anche un po' a quei modelli. E li stiamo portando al mercato italiano, che attualmente è praticamente spoglio di queste piattaforme. Noi siamo i primi, cioè per il momento siamo ancora i primi. Ecco, quanto vale il mercato dell'efficienza energetica e delle rinnovabili in Italia? Noi prima di partire abbiamo fatto uno studio di mercato ovviamente. Abbiamo stimato che in Italia nel 2018 e 2017 il mercato valeva circa 10 miliardi di euro. Nel mondo si parla di 500 miliardi, ma ovviamente queste cifre sono in aumento, sia per quello che ha detto Giorgio prima, sia perché diciamo, la mentalità ormai mondiale sta andando in questa direzione, anche gli investimenti. Il problema è che fino ad oggi noi che lavoravamo in Energy Service Company, le Energy Service Company, che sono quelle società che diciamo, lavorano nel settore dell'energia, nel settore, scusatemi, dell'efficienza energetica, si finanziavano prevalentemente internamente, perché il sistema bancario attuale non è in grado di capire determinati progetti in quanto estremamente ingegneristici, estremamente particolari. Il mercato del crowdfunding, invece, vorrei appunto fare una breve digressione sul mercato del crowdfunding in Italia. In Italia veramente negli ultimi anni è esploso, il lending crowdfunding nel 2015 cubava circa 6 milioni. Nel 2018 l'ultimo dato che abbiamo aggiornato è a 190 milioni di euro e nel 2019 le stime sono molto più alte, quindi è un mercato in enorme espansione, il mercato del crowdfunding. Quindi noi lavoriamo su due mercati che prevalentemente sono in espansione, quello del crowdfunding e quello dell'energia. Ecco Nicola, scusami, posso veramente aggiungere un piccolissimo dettaglio, visto che mi ha invitato anche prima Giorgio a farlo, sulla differenza tra l'equity e il lending. Le differenze sostanziali sono due. Uno, che cosa si ha in cambio del proprio investimento, nel caso dell'equity e del lending, che nel primo caso chiaramente io partecipo a una società acquistando delle quote, quindi il mio investimento è proprio l'acquisto di una piccola quota della società. Diventerò socio in equity di, tendenzialmente viene fatto per le startup innovative, per il quale è previsto anche una detrazione del 30% di ciò che si è investito, e il beneficio qual è? Il beneficio è sicuramente a medio termine, perché io investo in vista di un business che si sviluppa alla base di quella startup, di quell'azienda, che quindi mi moltiplica, si spera appunto il mio investimento per 3, 5, 10, 100 volte. Quindi un investimento a medio-lungo termine, perché ovviamente una società può impiegare, soprattutto una startup, può impiegare molto tempo per scalare il proprio mercato, e dall'altra parte però un ritorno anche potenzialmente molto elevato e molto anche rischioso, ovviamente. Il mercato del lending invece, il lending crowdfunding funziona proprio in modo molto diverso, cioè io investo i miei soldi non in base a un potenziale e a un business plan che viene dato a 5-10 anni, ma sulla base di un ritorno economico ben preciso. Ci è saltato
Sergio. È saltato Sergio, provo a concludere io il suo ragionamento, che comunque sembrava essere molto chiaro. Il sottostante dei progetti del lending è un sottostante che viene costruito sulla base di una programmazione che chiaramente è desunta da un business plan, ma che è una programmazione molto precisa. Io credo che se si volesse riassumere da un punto di vista comportamentale la differenza, investire in una startup generica, poi vedremo che cosa significa investire in una startup come la nostra, ha un pochettino quel sapore del gratta e vinci. Da questa parte invece sì, investendo attraverso lo strumento del lending, in particolare del green lending, cioè del lending nel settore dell'energia, si può approcciare una crescita programmata del proprio patrimonio o di quello Esattamente. che è stato messo a disposizione degli investimenti. Possiamo andare leggermente avanti, Nick? Mi concentrerei su, esatto, adesso su, proprio su Esatto, di noi, ora. no? La nostra piattaforma mette assieme una serie di soggetti, che sono quelli che fondamentalmente dialogano oggi sul mercato dell'energia, che però dialogano in consessi o comunque in dimensioni tra loro asincrone o separate. Da una parte ci sono i proponenti, che sono le aziende, gli investitori, che prima erano solamente principalmente fondi di settore piuttosto che le banche attraverso canali di investimento corporate, noi diventano molti di più. Noi moltiplichiamo in maniera drastica l'opportunità delle aziende di andare a cercare finanza sul mercato, perché se c'è una cosa che è molto importante, che mi preme di dire adesso, è che noi abbiamo lanciato questa iniziativa perché ci siamo resi conto che le opportunità per le aziende di crescere e portare progetti che avessero un sottostante effettivamente redditizio erano tantissime, ma che mancava la possibilità e la capacità da parte dell'attuale sistema finanziario di comprendere il loro business e di supportarle. Un business, tra l'altro, tra quelli a più basso rischio in assoluto, perché le performance dei progetti di efficienza energetica piuttosto che di rinnovabili sono tutte quante determinate da tecnologie mature, di cui si conoscono i data record da circa 20 anni e che hanno un funzionamento programmato a livello ingegneristico. Poi noi mettiamo assieme anche i fornitori di tecnologia e quindi facciamo anche uno screening sulle tecnologie che vengono utilizzate all'interno dei progetti ed ovviamente accompagniamo quelli che sono gli investitori professionali o retail con degli investitori di taglia allargata, come possono essere delle banche, dei fondi di debito o dei fondi di investimento specializzati all'interno del settore. Ecco, come funziona dal punto di vista tecnico la piattaforma? La piattaforma funziona in questo modo, cioè gli utenti vanno a siglare, quindi gli investitori, da un lato abbiamo il crowd che va a investire tutto il denaro circola su Lemonway, quindi sull'istituto di pagamento, va a prestare denaro a un mutuatario, che nel nostro caso sono le società proponenti, e sigla un contratto di finanziamento online. Di contro il proponente dovrà ripagare, secondo quello che c'è scritto sul contratto di finanziamento, capitale e interessi a tutti gli investitori. Ovviamente tutto questo viene gestito e automatizzato dalla piattaforma stessa, che si occupa appunto di indirizzare i precisi importi a tutti i vari utenti e di far siglare i contratti di finanziamento online. Quindi così appunto è molto semplice. Quanto durano le campagne che noi proponiamo online? Durano tendenzialmente dipende dall'appetibilità dell'investimento e dipende anche ovviamente dall'obiettivo di raccolta, ma stiamo notando che una drastica discesa, una drastica riduzione delle tempistiche di raccolta, sia perché il numero di utenti che si stanno registrando alla nostra piattaforma stanno aumentando, sia perché forse, probabilmente i progetti che proponiamo, ecco, sono molto interessanti, sono ben valutati dagli utenti iscritti. I contratti di finanziamento invece hanno una durata che varia da 2 a 7 anni, dipende da caso a caso, perché l'obiettivo è quello di fare in modo che l'impianto, che sia un impianto ad esempio fotovoltaico, eolico o un impianto di efficienza energetica, una cogenerazione, vada a generare le revenue necessarie per ripagare il finanziamento. Quindi dal lato nostro noi ci comportiamo praticamente quasi come una banca, a tutela dei nostri investitori. Come funziona il processo di investimento? Ecco, qua spendo proprio un paio, due parole veloci. L'utente arriva sulla nostra piattaforma, si iscrive, inserisce tutte le varie informazioni, tra cui anche documenti identificativi quali carta d'identità o passaporto, inserisce l'IBAN sul quale poi potrà fare il cash out, cioè potrà ritirare i soldi, si apre un conto di pagamento.
Il conto di pagamento viene aperto su Lemonway, che è Lemonway quindi che fa l'antiriciclaggio e l'adeguata verifica di ogni utente. Una volta che l'utente investitore si è aperto il wallet, può andare a ricaricarlo con la cifra che vuole, con l'importo che vuole e investire sui progetti che vuole l'importo che vuole. Quindi non è che io faccio un bonifico sui singoli progetti, ma io prima mi ricarico il wallet. È come se fosse proprio un conto PayPal, ecco, è il concetto lo stesso. Mi ricarico il wallet, poi decido su quale progetto investire, decido l'importo. E quello che consigliamo sempre di fare noi è di diversificare, perché uno strumento di questo genere è perfetto per diversificare. L'utente può investire veramente cifre anche abbastanza piccole in più progetti, in modo tale da andare ad abbassare il rischio nel pacchetto degli investimenti, ecco. Ovviamente tutti il capitale e gli interessi verranno ripagati agli investitori sui propri wallet dai quali hanno investito. Quindi tutto è completamente gestito dalla piattaforma Near2Crowd e i pagamenti sono gestiti da Lemonway. Perché? Ecco, Giorgio? Sì, in questa parte diciamo, la sorvolo io. Allora, noi abbiamo voluto definire anche una categoria di investitori, perché qui stiamo veramente cercando di cambiare un pochettino sia la storia della finanza, sia la storia del risparmio gestito dalle singole persone, sia la storia della possibilità di scegliere direttamente come far crescere i propri investimenti. Ora, ci sono diversi benefici nell'investire su una piattaforma come Near2Crowd. Alle persone noi ne vogliamo comunicare fondamentalmente una serie che è ascrivibile al doppio beneficio, perché chiaramente qui si sta facendo qualcosa che produce un immediato beneficio economico e produce poi un beneficio ambientale a medio e lungo termine. E l'uno sostiene l'altro, perché nella maggior parte dei casi il problema delle persone di fare delle scelte etiche e sostenibili è quella di poter ricevere una remunerazione positiva nel breve termine. È davvero complicato fare delle scelte di questo tipo e vedersi remunerati nel breve termine. Con Near2Crowd è possibile. Io scelgo di mettere i miei soldi, ottenendo tra l'altro una redditività importante, perché parliamo di redditività medie del 6% in questo momento, sono elevatissime se confrontate con il resto del mercato, e nel frattempo di fare in modo che i miei soldi vengano utilizzati per costruire un futuro migliore. E lo faccio all'interno di una dimensione che fondamentalmente produce un rischio molto basso rispetto al capitale allocato. Ovviamente poi ci sono anche dei vantaggi collegati ad una gestione, a una verifica molto semplice, la possibilità di condividere i benefici con delle community quando vengono create delle community energetiche all'interno degli investimenti, e infine quello di potersi sentire chiaramente dei protagonisti attivi in quello che probabilmente è il cambiamento epocale più importante da qui al 2050, che è la transizione energetica. Esattamente, poi ecco una cosa che voglio aggiungere è che qui non ci sono intermediari, quindi qui l'utente investitore investe, presta soldi direttamente alla società che lo propone senza nessun intermediario in mezzo, che è sicuramente diciamo un plus, una caratteristica positiva rispetto ad altre forme di investimento. Invece perché Sì, qualcuno... anche perché, scusami, non è stato ancora detto, o forse magari lo diremo anche dopo, ma per l'investitore non ci sono dei costi di iscrizione o di partecipazione. Esatto, non ci sono costi di aperture o conti o cose simili, ecco. Sì, o di consulenza di ogni tipo per, diciamo, per decidere dove investire. Lo fai in Esatto. maniera autonoma. Ogni utente, ogni investitore, diciamo, è la sua banca, decide lui direttamente in base alle sue decisioni quanto investire e su cosa investire, ecco. Mentre perché delle società vengono da noi a chiederci di fare campagne di crowdfunding sui loro progetti? Innanzitutto perché noi non siamo una banca, ci comportiamo un po' come una banca, ma siamo degli ingegneri e diciamo, siamo in grado di analizzare fino in fondo il progetto che ci propongono, siamo in grado di scartare i progetti validi da quelli no. Quindi noi diciamo il progetto non lo vediamo, lo vediamo proprio come... dando la possibilità di personalizzare il finanziamento, ovviamente stando a determinati paletti che noi chiediamo sempre ai nostri clienti. Inoltre, la raccolta fondi, ecco qua, manca probabilmente un pezzo di frase. La raccolta fondi può essere, come dicevo prima, molto veloce perché
Ad esempio, poi vi faremo vedere una campagna che è in fase di chiusura, è stata aperta penso 5-6 giorni fa, quindi in 5-6 giorni hanno raccolto 95.000 euro, quasi 100.000. Ovviamente più utenti noi riusciremo ad avere sulla nostra piattaforma, più saremo in grado di finanziare progetti di grandi dimensioni e in tempistiche ridotte. Le società vedono il crowdfunding anche come uno strumento di marketing molto 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 potente. Infatti, diciamo, il progetto viene visto da un grande numero di utenti, da un grande numero di persone, e alcune società, poi ci arriveremo, vengono da noi non tanto per farsi finanziare un progetto, ma per farsi del marketing. Quindi io mi finanzio un mio progetto e mi faccio visibilità, mi creo visibilità su di me, su me stesso. E questo discorso, diciamo, lo affrontiamo a brevissimo con alcuni esempi molto molto importanti che riteniamo secondo me anche chiave nella crescita della nostra società. Ovviamente poi la società proponente va a crearsi una community di utenti e di investitori col quale poi può direttamente dialogare, ecco. Tipologie di progetti che noi andiamo a proporre. Innanzitutto sono tutti progetti che rientrano nel mondo dell'energia, come dicevo prima, tutti ingegneri, tutte persone che vengono dal settore dell'energia, quindi da progetti all'interno del mondo delle rinnovabili come fotovoltaico, eolico, biomasse, soluzioni di efficienza energetica, illuminazione, CHP che sono i cogeneratori, motori elettrici, pompe di calore. Stiamo anche in fase di valutazione di alcuni progetti, diciamo, un po' più nel settore sostenibilità ambientale. O anche nel settore residenziale. Diciamo, ogni progetto ha una vita sua e delle caratteristiche sue che noi studiamo molto, molto in modo approfondito. Un valore aggiunto che dà la nostra piattaforma. Allora, noi siamo in grado di andare a creare campagne dirette sul territorio e mi ricollego poi al discorso del marketing che si fanno le società sulla nostra piattaforma. Perché praticamente noi cosa facciamo? Noi siamo in grado di andare a dare tassi di interesse differenti in base al luogo di residenza dell'investitore. Faccio un esempio: ci hanno contattato numerose aziende, anche di importanti dimensioni, per fare campagne di crowdfunding mirate su un territorio. Quindi noi, dal lato nostro, siamo in grado di circoscrivere una zona di intervento, quindi dire: ok, tu azienda vuoi fare un progetto, vuoi. Diciamo, divulgare, vuoi permettere a determinati cittadini di investire su questo progetto e a quel gruppo di cittadini dai un tasso di interesse. Ad altri, ai cittadini che non sono all'interno di quella cerchia, che può essere una cerchia fatta sulla residenza fiscale o su liste ad hoc di investitori, tutti gli altri ricevono un tasso di interesse differente. Perché questo? Perché noi andiamo ad agire sulle comunità. Il nostro obiettivo è tendere, ma questo sarà anche il prossimo progetto che presenteremo sulla nostra piattaforma, andrà ad agire direttamente sulla comunità locale. Quindi sollecitare è brutto da dire perché è anche un termine errato, ma permettere ai cittadini che vivono vicini all'impianto che viene costruito di investire in quell'impianto. E questo strumento di partecipazione lo vedono di buon occhio grandi società che devono fare enormi impianti fotovoltaici ed eolici che hanno problemi di avversione della comunità locale nei confronti della costruzione dell'impianto. E infatti ci hanno contattate, diciamo, numerose aziende che operano nel settore delle rinnovabili, che devono costruire grossi impianti eolici e fotovoltaici, e vogliono, diciamo, permettere ai cittadini locali in cui viene costruito l'impianto di partecipare al progetto, finanziandolo, quindi guadagnando sotto due punti di vista: punto di vista remunerativo economico e punto di vista ambientale, ovviamente. Ovviamente il tema della comunità locale si declina anche in un altro modo. Adesso, al di là della strategia NIMBY che ha appena enunciato Niccolò, qui stiamo costruendo le prime comunità locali energetiche da un punto di vista virtuale e da un punto di vista molto importante, quale quello della condivisione dei benefici economici. Oggi stiamo andando più rapidamente nella creazione di queste comunità finanziarie ed economiche, piuttosto che dalla possibilità di realizzarle da un punto di vista del legislatore per effettivamente la produzione e il consumo nella stessa area geografica. Ora, qui c'è una comparazione tra quelle che sono le opportunità e gli effetti, che fondamentalmente è stata ripartita in tre categorie per farvi capire chi sono i soggetti con cui andiamo noi a parlare per costruire la nostra
pipeline, quindi per fare poi lo sviluppo del business. Noi parliamo con le utilities, che sono oramai società che devono differenziare il proprio modello di business al mercato e quindi cercano sempre più soluzioni per cercare di ingaggiare i propri clienti con le retail, ma anche per portare soluzioni innovative ai clienti, quelli commerciali ed industriali. Chiaramente il loro scopo in piattaforma è quello di proporre progetti di efficienza energetica, energia distribuita, coinvolgendo i cittadini. Questo, come aveva anticipato Nick, raccoglie consenso e soprattutto gli permette di andare poi ad avere un eventuale database di utenti da portare a bordo per gli altri servizi. Grandi player del mondo dell'energia, che sono focalizzati magari solo sulla costruzione degli impianti, da questo punto di vista che va sempre in direzione consenso e la riduzione di quelli che sono gli attriti nella realizzazione fattiva del progetto, ed aziende, perché noi, da noi vengono anche le aziende che stanno sviluppando il progetto, che non sono magari direttamente quelle che lo stanno progettando o assieme a quelle che le stanno progettando. Sono quelle aziende che vogliono dare una testimonianza molto forte al mercato, e qui il valore di marketing dell'iniziativa, di quanto loro si stanno impegnando per aumentare il loro livello di corporate social responsibility nella direzione chiaramente dei benefici ambientali. E per loro abbiamo pensato anche di creare delle campagne per un coinvolgimento diretto dei dipendenti, per aumentare il senso di appartenenza al brand, per aumentare quella che è il valore delle relazioni all'interno dell'azienda stessa. Ed è uno strumento che sta iniziando a funzionare. Ad esempio, abbiamo pensato con alcune aziende di declinarlo come strumento per creare dei benefit aziendali a fine anno o per creare la condivisione di bonus aziendali collegati alla produttività dell'azienda stessa. Esatto. Possiamo andare avanti? Oh, panorama dei competitors, non so se qui Sergio vuoi fare una rapida analisi te. Sì, allora diciamo che il settore del crowdfunding, come abbiamo visto, è cresciuto molto, molto velocemente negli ultimi, veramente negli ultimi 4-5 anni. Ci sono in questo momento tanti attori che però coprono specifiche verticalità nel nei vari settori. Uno di questi è quello del real estate che sta crescendo molto, sia nella parte di equity sia nella parte di lending, oltre ovviamente alle piattaforme, quelle che si chiamano generaliste, che offrono anche qua, sia nella forma di equity che nel lending, investimento in startup piuttosto che PMI innovative. Nel settore dell'energia, fino all'anno scorso non c'era nessuno. L'anno scorso, praticamente contestualmente alla nostra crescita, è partita anche un'altra piattaforma che fa equity crowdfunding nel settore dell'energia, che però appunto è verticale come piattaforma di equity, mentre nel lending appunto era un settore ancora scoperto dove noi ci siamo inseriti come first mover. Diciamo che a differenza della gran parte delle altre piattaforme, sicuramente con quelle dell'equity, ma anche con quelle di lending, noi stiamo cercando di ampliare anche i servizi per i nostri utenti, per i nostri clienti, non solo come effettiva piattaforma di crowdfunding, ma abbinando anche dei servizi di white labeling, ad esempio per aziende che vogliono creare una piattaforma personalizzata, quindi brandizzata con il proprio nome. Ad esempio, può essere una grande utility che magari vuole sviluppare i propri progetti, avere una sua piattaforma personalizzata, piuttosto che delle soluzioni di co-marketing per sviluppare quello che di cui abbiamo parlato fino adesso, quindi anche lo sviluppo delle comunità energetiche, e della divulgazione dei progetti, anche a livello, diciamo, di marketing. Questa parte, diciamo, compete a me. Noi chiaramente abbiamo già adesso una piccolissima chiosa sul perché di quest'area. Noi siamo una startup atipica. Noi abbiamo fondato praticamente la società a finire del dicembre 2018 e in 9 mesi abbiamo messo in piedi tutto quanto, tutti i processi funzionali, operativi, legali, contrattualistica, e dopo 9 mesi il nostro prodotto era perfettamente funzionante e già a mercato. Tant'è che, come vedremo dopo, abbiamo già chiuso una campagna di raccolta e ne stiamo praticamente chiudendo un'altra, che sta Due, andando sì. a dei ritmi incredibili, e ne stiamo per aprire una terza. Siamo partiti subito con una strategia multi-channel e diversificata per incominciare a portare a bordo le persone, investitori delle nostre reti relazionali piuttosto che investitori che venivano propriamente dal crowd.
Ora, il significato fondamentale del successo di questa nostra strategia è sì negli strumenti che abbiamo messo in campo praticamente tutti, abbiamo coperto tutta quanta quella che era la tattica possibile per andare a raggiungere il crowd fino ad oggi, chiaramente con dei budget di marketing limitatissimi, perché questo aumento di capitale oggi, come vedremo, sarà funzionale ad aumentare gli investimenti, soprattutto in quel settore. Ma se abbiamo avuto successo è perché fondamentalmente ci sono tre principi che guidano l'esperienza delle persone. Tutte quante sono coinvolte. Da vicino, perché poi le notizie ci parlano di sconvolgimenti climatici lontani, ma poi alla fine siamo colpiti da vicino da quelli che sono gli effetti del cambiamento climatico. Effettivamente tutti quanti vorremmo avere delle soluzioni a disposizione per poter essere o più sostenibili noi o fare qualcosa per contrastare questi fenomeni devastanti, ma al contempo quando facciamo qualcosa di buono vorremmo ricevere quel famoso positive reinforcement di cui avevo parlato prima, che fondamentalmente è quello che poi ci spinge. Fa parte delle nostre dinamiche istintive a reiterare quel comportamento che oggi su questa piattaforma può essere orientato verso un futuro migliore. Allora, io andrei direttamente, ecco, questo secondo me è una Sì, molto slide interessante. Questo è il molto nostro interessante. model business, direi che va assolutamente condiviso con Esatto, chi va può condiviso eventualmente avere e l'intenzione di investire. diciamo, poi i modelli di business delle startup sono sempre in evoluzione, ovviamente, quindi si studia sempre il modello migliore, si cerca sempre la soluzione migliore, ma attualmente noi come guadagniamo? Sicuramente, allora, noi abbiamo delle fee che sono prima dell'apertura della campagna, in fase di apertura della campagna e dopo la chiusura della campagna. Quindi, in particolare, noi abbiamo una fee sulla setup della campagna, perché comunque dal punto di vista informatico, digitalizzare una campagna, è necessario dedicarci parecchio tempo, innanzitutto perché bisogna capire il progetto, poi perché proprio il processo di digitalizzazione, di passaggio digitalizzazione delle informazioni, passaggio dei dati in digitale è un processo abbastanza lungo, ecco, che occupa più tempo che altro. Ci tratteniamo una percentuale poi sulle fee, scusatemi, sul capitale raccolto dalle società proponenti, che varia dal 3 al 5%, 5,5%. E noi possiamo anche andare ad aggiungere, ovviamente, dei servizi aggiuntivi, quali servizi di marketing, come ha descritto prima Giorgio, in particolar modo per le campagne mirate sui territori. Possibilità di creare dei cluster, quindi come dicevo prima, tassi di interesse differenti in base alle zone di residenza degli utenti. Questo è un servizio che facciamo pagare perché comunque a noi implica del tempo, e servizi di creazione di white label delle piattaforme. Poi qui ovviamente non è scritto, ma abbiamo una fee anche di gestione del finanziamento, perché comunque mantenere un finanziamento aperto per magari 1, 2, 3, 4, 5 anni, seguire sempre quel progetto implica del tempo e del lavoro all'interno del nostro team, che noi ci facciamo remunerare con una percentuale veramente molto ridotta, ovviamente, perché altrimenti non sarebbe sostenibile per chi propone il progetto, ma una percentuale che varia dallo 0,3 allo 0,5% della rata che il proponente deve pagare, noi ce la tratteniamo. Andremo ad implementare anche delle fee ulteriori, e abbiamo in mente di implementare anche utenti premium, che hanno con determinate, diciamo, benefit in confronto agli altri. È in fase di studio, di analisi, ovviamente. Noi, da quando siamo nati, abbiamo analizzato numerosi progetti, anzi, questo dato è aggiornato un mese fa, ma noi in quest'ultimo mese, diciamo, siamo andati avanti ad analizzare, ci sono arrivate ancora numerose richieste. Abbiamo analizzato una media, abbiamo fatto un conto ieri, di circa 25 milioni di euro di progetti ci sono arrivati. Ne abbiamo selezionati veramente pochi, perché comunque quelli validi poi facciamo una grande selezione sia dal punto di vista del merito di credito che dal punto di vista dell'analisi tecnica. Il nostro progetto, qual è la nostra crescita, diciamo, come vediamo il nostro crowd da qui a 4 anni? Siamo nati nel gennaio 2019, abbiamo portato a mercato abbiamo portato a mercato la prima campagna a novembre, che l'abbiamo chiusa con successo, poi vi faccio vedere sulla piattaforma. A fine 2020 abbiamo intenzione di finanziare 2 milioni di progetti con circa 3.000 utenti registrati, 2.900, e nel 2024 l'obiettivo è quello di finanziare 66 milioni di euro di progetti con 23.000 utenti iscritti. Ovviamente non sono numeri che abbiamo, diciamo, tirato fuori da un cappello,
ma abbiamo studiato il mercato, abbiamo studiato le altre piattaforme, sono numeri assolutamente sostenibili che hanno, diciamo, anche seguito le altre piattaforme green in Europa, altre piattaforme presenti Ecco, negli altri stati europei. per sostenere questa tesi, un piccolo dato: noi oggi praticamente a marketing bassissimo, stiamo investendo veramente poco per l'appunto per necessità di maggior capienza economica, portiamo a bordo circa 100 investitori che poi si attivano ed investono al mese. E quindi fondamentalmente per raggiungere gli obiettivi 2020 a noi in questo momento basta raddoppiare semplicemente il numero di investitori che portiamo a bordo della piattaforma. E credetemi, rispetto ai budget che stanno spendendo le altre piattaforme per fare il loro marketing, se noi utilizzassimo quei budget probabilmente raggiungeremo quell'obiettivo nei prossimi 6 mesi. Esatto. Beh, questo è il team che ha fondato la startup. Nicolò sono io, Sergio, Paolo, diciamo la parte più finanziaria, che ha con grande esperienza nel settore dell'energia, e poi Giorgio che si occupa della parte di marketing. Io andrei direttamente, vi faccio vedere, beh, il nostro business plan, come tutte le startup, abbiamo il break-even da qui a 3 anni. E avremo il nostro obiettivo è quello di ottenere, di fare dei ricavi, un fatturato di 2 milioni e 2 al, ma mi mancano gli anni, al 2024, con un EBITDA positivo di circa 1 milione di euro. Come andiamo a spendere i soldi che stiamo raccogliendo tramite la nostra campagna di equity? Sì, perché non l'abbiamo ancora detto, noi abbiamo una campagna di equity crowdfunding aperta sul portale Upstart. Il nostro obiettivo è quello di raccogliere 400.000 euro e in particolar modo andremo a spendere la maggior parte, come diceva Giorgio prima, dei fondi nella parte marketing per accrescere la nostra community, quindi acquisizione di investitori e acquisizione di utenti. Una parte di implementazione IT, perché comunque la nostra piattaforma, noi abbiamo intenzione sempre di implementare novità sulla nostra piattaforma e di implementare cose nuove e tenerla sempre aggiornata. Parte gestionale della società. E una parte la vogliamo investire nella parte legal, la dobbiamo più che la vogliamo perché è in vigore, sta entrando in vigore un regolamento europeo che regolerà tutto il mercato del crowdfunding in Europa, quindi per noi sarà molto più semplice scalare il mercato al di fuori dei nostri confini, in quanto ci saranno le stesse leggi anche all'estero, all'interno ovviamente. Una piccola notazione sulla campagna di crowdfunding è già aperta e abbiamo già superato il 50% della raccolta, Eccola qua. parte della quale, eccola qui, parte della quale è stata comunque supportata già dai soci che avevano investito di noi nella fase iniziale. Quindi c'è stata una forte conferma della fiducia da parte dei soci che già facevano parte di Nerd to Crowd, ma poi se ne sono aggiunti comunque molti altri. Ce ne sono aggiunti molti altri, noi abbiamo superato la soglia dei 200.000 euro di raccolta su Upstart, abbiamo avuto tanto interesse anche comunque dal crowd e tante adesioni, con una valutazione pre-money attuale di 2 milioni, era di 1 milione e mezzo fino a 200.000 euro e poi quindi scontata dal 25% fino a 200.000 euro, qua, è andata poi a pieno valore dai 200.000 euro in poi. Tutto questo abbiamo raccolto 200.000 euro in meno di un mese comunque, perché diciamo anche la nostra campagna di equity è stata veramente, veramente veloce. Abbiamo identificato due categorie di investitori con ovviamente dei benefit e dei diritti differenti, in particolar modo gli investitori di categoria A, che sono investitori che investono più di un che fanno un investimento maggiore o uguale di 20.000 euro, ai quali viene dato il diritto di voto all'interno della società. Piccoli investitori, ovviamente, si parla di cifre che al di sotto dei 20.000 euro, a cui diciamo non sono stati dati alcun diritto, ma ci sono i diritti standard secondo il regolamento Consob, Tagalog, Dragalong, comunque tutte queste cose poi ci sono scritte nel documento di offerta all'interno del portale Upstart. Beh, questo per investitori italiani cioè, presenta un beneficio fiscale che sicuramente, bene o male, ormai tutti conoscono, del 30% sul valore investito. Quindi c'è una detrazione, un'agevolazione fiscale per investimenti in startup innovative, di cui si beneficia direttamente l'anno dopo. Quindi chi investe nel 2020, il 2021 avrà la detrazione fiscale del 30% su quello che ha investito nel 2020. Quali sono le nostre exit strategy? Ecco, questa è una slide molto importante perché abbiamo studiato molto il mercato delle piattaforme di equity, di lending crowdfunding nel settore energetico
E ci sono stati già numerosi casi di piattaforme che hanno effettuato delle exit o perché acquisite da banche o perché acquisite da fondi. In Germania c'è stata posso farvi anche i nomi, acquisizione da una banca, l'Humo France, in Francia, una startup nata praticamente come noi, che faceva progetti, riproponeva progetti green sulla sua piattaforma. Ovviamente nata nel 2014, è stata acquisita da Société Générale per mi pare 20 milioni di euro. BetterVest, società invece startup tedesca con sede in Germania, è stata acquisita da un fondo, Triodos Bank. Esistono anche casi di acquisizione di alcune piattaforme da parte di altre grandi piattaforme. Esempio, October, che ha acquisito più di una piattaforma anche all'estero. Ok, qui si conclude, diciamo, la nostra presentazione. Vorrei mostrare, ecco, la campagna, la nostra piattaforma, che è praticamente completamente operativa. Stiamo facendo alcune implementazioni informatiche e tecnologiche, diciamo, che per migliorare la user experience e per, diciamo, dare più possibilità agli investitori, più future, più servizi agli investitori. Abbiamo concluso la nostra prima campagna di lending su Samsung, che è una energy service company di Milano che ha proposto un progetto di efficientamento energetico per quanto riguarda l'impianto di illuminazione a LED, che è andata ad installare in un'enorme multinazionale di Bergamo. Adesso è in corso la campagna di Fenice Invest per l'acquisto di due impianti fotovoltaici nel mercato secondario. Infatti, questi due impianti verrà fatto il repowering, diciamo, verranno risistemati e rimessi a reddito, in quanto sono ancora incentivati dal quarto conto energia. E cosa particolare è che questa campagna durava 45 giorni, quindi in 5, 6, 7 giorni ha raggiunto 95.000 euro, quando l'obiettivo minimo era di 60, quindi manca veramente poco, manca 5.000 euro per chiuderla. C'è stata Sì, ecco, un'enorme affluenza. la grande differenza è che sicuramente sul primo c'era il tema della novità da sperimentare. Quando hanno visto che funzionava, hanno cominciato ad investire in maniera più massiccia anche su un progetto che forse era più comprensibile, perché di là si parlava di un revamping, mentre di qua si parla Sì, beh, è fondamentalmente vero. di Il fotovoltaico. fotovoltaico Però è. diciamo la differenza sensibile è che, superato il primo scoglio, adesso veramente siamo in discesa su una curva di adozione tecnologica che si sta impennando in maniera molto rapida. Perfetto. Esattamente. Posso porvi qualche domanda? State. Assolutamente sì. L'ultima cosa, ecco, sul portale Opstart volevo concludere con anche la nostra campagna di equity. Noi siamo presenti sul portale Opstart e che la campagna chiuderà in verità tra più di 10 giorni. Qua c'è un errore del portale. Il 15 aprile chiuderà e, diciamo, sta andando molto bene, quindi siamo anche mo molto soddisfatti. Qui comunque ci sono tutte le informazioni, c'è anche un breve video esplicativo, ecco, della nostra campagna di equity, che è aperta. Perfetto. Diciamo che quindi per diventare vostri soci c'è la piattaforma Upstart che permette di finanziare direttamente la vostra società, la vostra azienda, diventando a tutti gli effetti soci dell'azienda e avendo il beneficio fiscale del 30% di detrazione, in quanto trattasi di startup innovativa e quindi nella dichiarazione relativa al 2020. Questa detrazione apporterà appunto un beneficio fiscale nel momento in cui si vanno a dichiarare i redditi del 2020. Ho detto una cosa corretta? Perché questo riassume alcune domande dei nostri ascoltatori. Correttissima, quindi chi investe, ecco, effettivamente forse spiegando non abbiamo fatto bene la distinzione. Equity, campagna di equity, gli investitori diventano nostri soci, quindi soci di Enertu Crowd, investendo sul portale Upstart e beneficiando delle detrazioni del 30% l'anno successivo, come diceva giustamente Maurizio, e sulla nostra piattaforma invece si investe nei progetti che noi stessi proponiamo. Quindi questa è la piattaforma gestita da noi e è un prestito, quindi gli utenti vanno a prestare denaro. Però è tutto corretto quello Perfetto. che è Quindi, stato detto. diciamo, per coloro che vogliono diventare vostri soci, c'è la piattaforma Upstart e la campagna di equity crowdfunding che è ancora in corso fino Esatto. al 12 aprile. Il 15 di aprile, perché abbiamo fatto il Sì. parametro capitale fino a
Sì, perché non è per questioni tecniche, diciamo, non riescono a mettere la data fino al 15 aprile, però è aperta fino al 15 aprile la nostra campagna. Perfetto, quindi tutto questo è sulla piattaforma di Upstart, che già è Tutto stata questo sulla nostra. piattaforma di Upstart, sì, che è diciamo una delle tre piattaforme principali italiane, ecco, nel settore dell'equity crowdfunding per startup e per società. Perfetto, quindi chiariamo ancora una volta, la piattaforma Upstart serve per aderire alla offerta di equity crowdfunding per diventare soci di Enertu Crowd. Viceversa, Enertu Crowd sulla sua piattaforma, no, non è quindi un lending, rispondo ad un nostro ascoltatore, su Upstart si diventa soci di Enertu Crowd, perché si aderisce a una campagna di crowdfunding. Su Esatto. Enertu Crowd invece la piattaforma offre sostanzialmente servizi di crowdlending, è corretto? Corretto, Crowdlending corretto. che servono a finanziare dei progetti green. E una domanda di un nostro ascoltatore è questa: come vengono garantiti i fondi che vengono versati in crowdlending? Allora, attualmente ovviamente non ci sono ancora delle garanzie perché le stiamo studiando con l'avvocato, con la parte, no, la nostra parte legale, però attualmente è molto difficile dare una garanzia agli investitori, in quanto non riusciamo, diciamo, a spezzettare la garanzia della società proponente tra più investitori. E tra l'altro anche, diciamo, dipende dalle tipologie di garanzie, sono molto costose, potrebbero andare a mangiare gran parte dei rendimenti dati agli utenti. Quindi attualmente ovviamente non ci sono garanzie, le stiamo studiando. Noi non carichiamo qualsiasi tipologia di progetto sulla piattaforma, ma facciamo una grossa analisi sul merito di credito, soprattutto della società, e ci assicuriamo anche che i progetti siano in grado di ripagare il finanziamento, cosa che non banale, perché magari ci sono dei progetti anche dal punto di vista tecnico molto complessi. Però ovviamente noi, come abbiamo fatto vedere prima, sul numero di progetti che ci vengono proposti, ne selezioniamo veramente veramente pochi, cioè facciamo un'analisi veramente certosina, andiamo veramente ad analizzare, fare un'analisi come la fa una banca. L'analisi, ecco, sottolineo che l'analisi sul merito di credito non la facciamo direttamente noi, ma ci affidiamo a una società terza che ci fa un'analisi a 360 gradi sul merito di credito della società che ci propone il progetto. Però Ecco. attualmente non riusciamo a dare garanzie per questioni proprio tecniche e legali. Stiamo studiando, diciamo, con tutte le altre piattaforme di crowdlending una forma di garanzia da dare agli utenti investitori, perché tutte le piattaforme di lending attualmente non riescono a dare Diciamo delle che garanzie. questo è un aspetto che dobbiamo affrontare con la categoria delle piattaforme di lending crowdfunding. Chiaramente noi siamo stati alcuni dei primi a muoversi in questa direzione, capiamo quindi la natura della domanda. E dall'altra parte si tratta di un investimento quando si viene in piattaforma. Noi cerchiamo di calmierare il rischio il più possibile con queste analisi molto molto a maglie strette. Nonostante questo, abbiamo comunque un importante pipeline di progetti che stiamo mettendo piano piano in piattaforma. Adesso, chiuso questo che vedete, ne partirà uno nuovo praticamente mercoledì, poi ne abbiamo già un altro pronto per il mese dopo. Quindi ci arrivano tante richieste, quelle che selezioniamo sono poche, ma comunque sufficientemente buone e in un numero sufficiente da poter popolare la piattaforma da qui fino alla fine dell'anno. Gli utili generati dal punto di vista fiscale, intendo quindi gli interessi che l'investitore percepisce avendo aderito al crowdlending, dal punto di vista fiscale vengono gestiti come un deposito in regime dichiarativo e qual è la percentuale di carico fiscale che insiste su questi utili? Allora, rispondo a questa domanda perché, diciamo, sono le due domande quelle che ci sono state fatte più sentite. E, diciamo, sono le due questioni veramente che noi stiamo studiando in modo approfondito e non lasciamo nulla al caso. Noi, in merito alla tassazione, abbiamo fatto un interpello all'Agenzia delle Entrate perché la legge attualmente in Italia non è chiara. Non è chiara chi può agire da sostituto d'imposta e chi no. Ossia, è chiara, però
diciamo, è stata fatta male la legge e siamo andati, diciamo, ad interpellare, a chiedere all'Agenzia delle Entrate se la piattaforma potesse fare da sostituto d'imposta pagando il 26% come previsto dalla legge di bilancio 2018 per i proventi percepiti dai nostri investitori. Quindi noi avremmo voluto pagare gli interessi percepiti dai nostri investitori. L'Agenzia delle Entrate ci ha risposto che attualmente non possiamo fare agire da sostituti di imposta, ma attualmente l'investitore deve andare a dichiarare i proventi derivanti dal reddito percepito tramite peer-to-peer lending. Siamo, diciamo, stati la prima e al momento quello che so, l'unica società che ha fatto un interpello all'Agenzia delle Entrate. Esponendo questa problematica. Anche da questo punto di vista, ecco, vi faccio vedere l'interpello, tra l'altro è pubblico, si può trovarlo sulla nostra piattaforma, basta chi si registra nella sezione tassazione, noi l'abbiamo reso pubblico perché siamo andati appunto a chiedere all'Agenzia delle Entrate cercare di avere un chiarimento, ce l'ha dato il chiarimento dicendoci no, no, voi non potete agire da sostituto di imposta. È un problema sentito da tantissime piattaforme in Italia. Tutti insieme, diciamo, stiamo lavorando per cambiare la legge, fare in modo che anche gli agenti dell'istituto di pagamento, ad esempio noi, ad esempio il 90% delle altre piattaforme italiane, in modo tale che noi possiamo fare agire da sostituti di imposta. Però attualmente noi non possiamo. Quindi ogni utente deve andare a dichiarare i redditi percepiti tramite la nostra piattaforma. E quindi il regime dichiarativo e Sì. la percentuale di carico fiscale. Allora, la percentuale del carico fiscale, ovviamente anche questa questione dipende dal reddito di ciascuno. C'è stato proprio un interessante scaglione IRPEF, però dipende perché va a scaglione IRPEF, anche se noi siamo c'è stato proprio un evento 10 giorni fa sul peer-to-peer lending. Come un commercialista ha proprio fatto vedere come gli scaglioni IRPEF non modifichino più di tanto il 26% di trattenuta applicata applicata dai sostituti di imposta, cioè fatta da alcune piattaforme, ma faceva proprio vedere che solamente per redditi veramente elevati si va a pagare, diciamo, un'aliquota un po' più alta rispetto al 26%. C'era proprio un interessante intervento di questo fiscalista, ecco, quindi però va a scaglionare. Questa è Perfetto. quello che è la soluzione che proponiamo noi. Ecco, anticipo che tutte le piattaforme agiscono in modo, diciamo, un po' differente e stiamo cercando di unirci un po' tutte insieme per portare avanti una voce unica, ecco, perché essendo un mercato appena nato, essendo un mercato quello del lending appena, diciamo, sì, appena nato e in forte espansione, diciamo, tante piattaforme ci sono, tante piattaforme hanno preso alcune decisioni che magari vanno in contrasto anche con le decisioni prese dalle altre piattaforme. Noi abbiamo Certo. cercato in tutti i modi di facendo l'interpretazione, ci abbiamo messo addirittura 6 mesi ad ottenere una risposta dall'Agenzia delle Entrate. Sì, no, ma lo prendiamo perché abbiamo avuto con simili esperienze anche noi, diciamo, nel settore finanziario può essere anche peggio, ecco, quindi lo comprendiamo perfettamente. Vi siamo Quindi, vicini a questo, ecco. ecco. Un'altra domanda importante è ecco, rendere un attimo concreto con un esempio come fare a versare un prestito. Io ricordo che nel vostro sito, sul sito di Enel2 Cloud, c'è una pagina molto interessante con i passaggi da fare, che prima c'è l'iscrizione sul vostro sito, poi ecco, perfetto. Allora, volevo segnalarlo agli ascoltatori, che dicono, ecco, per capire come funziona, bene, sono alcuni passaggi molto semplici, descritti perfettamente all'interno del sito di Enel2Cloud, che è proprio la pagina come funziona, come vedete, che parte dall'iscrizione dell'utente al versamento del cosiddetto wallet, correggetemi se sbaglio, il wallet è quindi un portafoglio a tutti gli effetti, che può Sì, essere è caricato un con un portafoglio, è proprio un portafoglio. Perfetto, con un bonifico oppure addirittura con la carta di credito. Dopodiché il passaggio successivo è che
si scelgono i progetti dove investire. Diciamo, dal portafoglio si seleziona il progetto, i progetti dove investire. È corretto quello che sto dicendo? È corretto, è corretto. La cosa importante, ecco, è aprire il portafoglio. Diciamo, la fase più importante è quella dell'apertura del portafoglio, che, ecco, il portafoglio è nominativo. Quindi è come se un utente che si iscrive sulla nostra piattaforma andasse ad aprire un IBAN bancario. Le pratiche sono le stesse, cioè è necessario fare antiriciclaggio e adeguata verifica anche sugli utenti che si iscrivono sulla nostra piattaforma. E tutta questa pratica la faremo noi. Poi la differenza tra un conto di pagamento e un IBAN è che il conto di pagamento si può utilizzare solo per fare pagamenti, non si può utilizzare per fare nient'altro. Un conto bancario invece si può offre anche altri 1.000 servizi in più in confronto a un conto di pagamento. Tutto, ecco, tutti i soldi sono gestiti da Lemonway e sono messi in conti segregati di BNP Paribas. Quindi noi i soldi non li tocchiamo. Arrivano tutti a un istituto di pagamento autorizzato da Banca di Francia e Banca d'Italia, ovviamente, diciamo per la sicurezza anche degli utenti e degli investitori che magari si chiedono: ma l'IBAN a chi, il bonifico a chi devo farlo? Devo fare la piattaforma o lo faccio, diciamo, un istituto di credito autorizzato, un Alcuni istituto di pagamento autorizzato? ascoltatori sono stati un attimo perplessi sulla banca francese. La banca francese, cioè, non riguarda un rapporto che hanno loro con la banca francese, quindi loro non devono aprire un conto con la banca francese, devono aprire un portafoglio con Enel2Cloud, giusto? Perché, ecco, magari la domanda sorge anche spontanea, perché la banca francese? Mi verrebbe a me da chiedermelo. Allora, l'istituto di pagamento, che il più grande istituto di pagamento è Lemonway, che offre servizi di questo genere a piattaforme di crowdlending. È veramente il più grande istituto di pagamento europeo che offre questi servizi, quindi anche il migliore dal punto di vista dei servizi che offre. E è francese, e vigilato dalla CPR francese, che è il nostro equivalente della Banca di Banca d'Italia, iscritto a tutti i vari albi. Noi, tra l'altro, siamo iscritti come agenti dell'istituto di pagamento francese, Lemonway. Siamo andati in Francia semplicemente perché in Italia, quando siamo nati noi, ma anche adesso, non ci sono competitor, diciamo, non ci sono istituti di pagamento che offrono servizi di questo genere a società italiane. Ce ne sono veramente pochi, costano 6 volte tanto rispetto a Lemonway. Lemonway, diciamo, sta diventando e è diventato ormai leader del mercato all'interno Sì, dell'istituto di ecco. E pagamento poi, europeo. scusami Nicola, aggiungo anche che perché Lemonway è sì francese, ma ha un passaporto europeo, quindi può operare ovviamente in tutti gli stati europei, e per questo appunto Banca d'Italia è in accordo con Banca di Francia per farlo operare in Italia. Perfetto, dove Sì, ecco, possiamo trovare il PDF della risposta data all'Agenzia delle Entrate? nell'area riservata, all'interno dell'area riservata, nella sezione tassazione, magari forse anche nelle FAQ, se non sbaglio, non mi ricordo se nelle FAQ è presente, però forse no, non è presente nelle FAQ. Qua comunque ci sono le risposte a tante domande magari che possono sorgere agli utenti. Però Ecco, all'interno perfetto. dell'area riservata, nella sezione tassazione, è inserito proprio l'interpello. Abbiamo caricato l'interpello che l'utente può andare a leggere. Bisogna Ok. registrarsi in piattaforma, quindi. Area riservata significa che basta che mi registro o Sì, mi basta basta registrarsi. registrarsi e Perfetto. all'interno dell'area riservata, quindi una volta che si è proceduti con l'accesso, si trova il documento. Forse Allora, inizio. facciamo vedere come. Io farei vedere proprio come ci si registra. Più che altro se ci sono altre domande, io magari nel frattempo lo fai vedere, però se ci sono altre domande. Mentre che lo preparate, c'è una domanda importante. Con quali criteri selezionate i progetti? Ora capisco che il criterio di selezione è complesso e se lo descriviamo per intero ci vuole un altro webinar, a mio No, avviso, guarda, no? saremo molto rapidi e lo facciamo in questo Ecco, modo. Se Nick può andare sulla date pagina un'azione su. di progetto. Se Nick può andare sulla pagina di un progetto, Nick al volo, se puoi andare sulla pagina di un progetto in Intanto piattaforma. questa è l'area riservata. Sì, sulla pagina di un progetto in piattaforma, noi in ogni progetto, nella descrizione all'interno di ogni progetto,
mettiamo una sintesi di quella che è la nostra attività di screening, ovvero il rating. Puoi arrivare al rating per gentilezza? Allora, sì, noi diamo un rating che chiamiamo Ener Ecco, Score. molto molto rapidamente, noi facciamo un'analisi tecnica che pesa il 30% di questo rating, che fondamentalmente è focalizzata su che tipo di tecnologia è inglobata nel progetto, un rating dell'analisi creditizia fatta da quel soggetto terzo, quindi non è fatta da noi, è un soggetto indipendente che è importantissima perché ci dà la solidità della possibilità che vengano ripagati chiaramente i rendimenti del Esatto. progetto, e l'ultimo Ecco, una cosa Giorgio, score. qua, diciamo, è la parte che pesa di più in quanto si tratta comunque di un finanziamento ed è la parte che fa la società esterna andando a vedere veramente tutto dalla società che noi gli andiamo a proporre, quindi centrale dei rischi, finanziamenti che aperti, tutto lo storico dei finanziamenti aperti, va a vedere tutto, ecco. Sì, e poi alla fine un'analisi della storicità aziendale. Comunque noi proponiamo solo aziende che hanno un certo track record al mercato, hanno una certa storicità e sono lì da un po' di tempo e quindi voglio dire, sanno quello che stanno facendo. Inoltre, un'altra sezione, noi esponiamo anche il parere dell'analista. Spiacente, non ho capito. No, cosa non ho capito cosa, che rumore. Ah. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ho capito. Inseriamo Sì. anche diciamo, il parere dell'analista, che è una sezione che va, diciamo, a riassumere in modo molto capibile da tutti, perché comunque bisogna immaginare che il nostro interlocutore che sta dall'altra parte del computer, magari anzi il 90% delle volte fa fatica magari a capire determinati concetti, determinate cose. Noi cerchiamo di spiegarlo nel modo più chiaro e limpido possibile, cerchiamo di essere soprattutto il più trasparente possibile. Perfetto, e solo due parole appena per far vedere la pagina dove iscriversi. Ecco qua è quello che facevo vedere prima, la dashboard dell'utente che può andare a vedere i soldi che ha, gli investimenti che ha effettuato e rispondendo alla domanda di prima, nella sezione tassazione, noi abbiamo inserito, ha svolto un interpello l'Agenzia delle Entrate riguardo a questa tematica e tramite il link si apre, adesso ci metto un pochino a caricare, si apre l'interpello che abbiamo svolto. A meno di cambiamenti normativi, questo per noi diciamo, è anche vincolante, non è quello vincolante. Quando determino, dopo aver aperto un wallet, i progetti dove investire, se rimane una giacenza nel wallet, nel senso che per un certo periodo di tempo non la investo, su quella non maturano interessi, immagino, Assolutamente giusto? no. No, perché il wallet è proprio come se fosse un conto. È proprio come se fosse un conto dell'investitore, solo quando investe va a siglare il contratto di finanziamento. L'investitore può anche caricare e poi aspettare di investire in determinati progetti che gli piacciono di più. Però finché non investe, è come se si fosse l'utente, come se si fosse spostato dei soldi da un suo conto bancario ad un altro. Basta. Perché è di E proprietà dell'investitore il conto di pagamento. con che periodicità si riscuotono gli interessi? Allora, dipende da progetto a progetto. Nel caso specifico, andiamo a prendere, ecco, ce l'avevo già aperto. Nel caso specifico, questo progetto che offriva è un finanziamento bullet, ossia un finanziamento in cui tutta la quota capitale viene ridata alla fine del finanziamento. Questo è per progetti brevi, infatti questo progetto ha una durata di 24 mesi. E in questo caso vengono pagate delle cedole semestrali di interessi e tutto il capitale alla fine. Nel caso di Samso, che è il primo progetto che abbiamo presentato in piattaforma, i pagamenti erano trimestrali e in quel caso il finanziamento era un mutuo alla francese, quindi con capitale ed interessi che vengono ridati agli investitori man mano, trimestralmente. Quindi ogni progetto bisogna sempre andarsi a leggere la tipologia di finanziamento, il metodo di ammortamento, il piano di ammortamento. Dipende, possono esserci pagamenti trimestrali, semestrali, annuali, o bimestrali o mensili, dipende molto dai progetti, dipende molto dal cliente, dal proponente, dalla tipologia di progetto. Questo era un progetto EPC che necessitava per forza il pagamento di capitale e interessi tutti, diciamo, trimestralmente, proprio per la,
per la struttura, per la tipologia del progetto, mentre l'altro progetto invece no, il cliente ci ha proprio detto è come se fosse una piccola obbligazione, ecco. Comunque sono tutte informazioni trasparenti che si trovano all'interno della descrizione del progetto prima di poter fare la scelta. Sì, Sì, ecco, esatto. gli interessi vengono accreditati sullo stesso wallet oppure vengono, per così Sì, dire. la procedura è molto semplice. La piattaforma da sola prende e rismista sui vari portafogli dei singoli investitori il capitale e gli interessi previsti dal piano di ammortamento. Quindi fa tutto lei. Automaticamente l'investitore si trova sul proprio wallet, quanto ha investito, quanto ha ricevuto indietro, quindi quanto rendimento, La quanto dividendo. piattaforma salva, diciamo, tutti gli investimenti, quindi l'utente dallo stesso wallet con cui investe riceve anche capitale interessi. È sempre lo stesso, sempre il suo. Perfetto, credo che possiamo arrivare all'ultima domanda che la regia me l'ha passata proprio ora. Si può uscire prima che sia terminata la durata dell'investimento? Cioè il disinvestimento come funziona? Allora, questa è un'altra interessante domanda. Attualmente no, ma anche lì dal punto di vista legale è un problema legale, non tecnico, perché il mercato secondario diciamo, suscita un po' di problemi, cioè crea un po' di problemi dal punto di vista legale. Quindi attualmente non è possibile uscire dall'investimento. Ma stiamo studiando noi assieme ad altre piattaforme, ad alcuni avvocati, il metodo legale per fare questa cosa. Quindi adesso no, ma anche con l'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo a giugno e il recepimento poi italiano che sarà indicativamente entro fine anno, si spera, con quel regolamento noi potremo andare a creare un mercato secondario, Quindi creare un mercato la secondario risposta per di liquidità. essere un pochettino asciutti è oggi non è ancora possibile, dal prossimo regolamento europeo che verrà probabilmente pubblicato a giugno, sì, in Italia quindi si parlerà di poter aprire al mercato secondario e quindi uscire dall'investimento, disinvestire dalla fine del 2020 o dall'inizio del 2021. La nostra Esatto. piattaforma tecnologicamente sta già studiando gli investimenti da fare in quella direzione e si parla di creare per l'appunto un mercato secondario. Già le piattaforme si stanno preparando, noi inclusi. Sì, è un tema Perfetto. molto dibattuto tra tutte le piattaforme di lending, ecco. Perfetto, direi che abbiamo risposto, credo, a tutte le domande degli ascoltatori. Come avete visto, un pubblico estremamente attento, quello di Investors Magazine Italia, anzi, sono grato come sempre per questa interazione che viene attivata dal nostro pubblico. Come sono grato a voi per aver accolto il nostro invito e aver potuto così spiegare l'opportunità di investimento sia sulla vostra azienda attraverso Hopstart, sia attraverso i progetti che avete selezionato attraverso il crowdlending che offrite su Enertocrowd. Il nostro pubblico non mancherà di fare ulteriori approfondimenti sul vostro sito e di chiederci eventuali ulteriori informazioni. Voglio ricordare al nostro pubblico, e chiedo scusa se non l'ho aperto prima, il numero per WhatsApp ed SMS che è aperto anche per Investors Magazine Italia per 320 8756 444 per manifestare qualsiasi tipo di domanda, di approfondimento, di desiderio di contatto con Enertocrowd, che è stato ospite questa sera del nostro webinar. Grazie ancora. Grazie Vi ringraziamo molto per la disponibilità e per averci ascoltato, ecco. molte a voi, Grazie. grazie per il nostro invito. Grazie a tutto il nostro pubblico, a cui do, come al solito, appuntamento per i prossimi webinar. Vi ricordo il webinar di raccomandazione di borsa mercoledì mattina, ma troverete come al solito gli inviti nelle vostre email. Grazie ancora allo staff di Enertocrowd, grazie al nostro pubblico e buona serata a tutti. Arrivederci ai prossimi webinar. Arrivederci. Grazie.